Ho bisogno di più freddo, sono diventato io! Mamma mia, sono diventato un'avventura umana! Il tappeto volante... No! Ho oscurato il sole! Ho messo un blocco davanti con l'energia a palo e l'eolica! Ed eccoci in una nuova avventura nel mondo di Rob! Sto gallo, lo strozzerei se potessi! Sì, oggi è il giorno in cui Ariana Grande verrà a scuola! Mamma non mi lascia andare però... Perché ho avuto la febbre ieri. Quindi è il contrario dell'altro gioco. Dovrei convincerla a lasciarmi andare a scuola. No! Questo vuole andare a scuola, ma solo perché c'è Ariana Grande. Mi piace! Mi diverto molto! Anche il sound effect è quello che è. Praticamente è una fanmade dell'altro gioco con il papà che abbiamo già giocato. Ho un bellissimo bagno, un bellissimo computer. Ora proviamo ad andare da mamma. Mamma! Sembra più una nonna con quei capelli bianchi. Vabbè, nonna mamma. Ehi mamma, dato che io sono il miglior figlio che tu abbia mai avuto e non sono assolutamente malato. No, tu hai la febbre. Ok. Sei sicura? Potresti controllare? 40 gradi, sì. Mi dice che ha la febbre. Stai a casa. Devo prendere del freddo in qualche modo. Io so come fare. Aprirò tutte le finestre. È il contrario dell'altro gioco. Va bene. Evviva! Posso andare ad aprire tutte le finestre. Ma è praticamente vivo in una casa molto simile. C'hanno tutti la casa uguale qui. È esattamente la casa dell'altro ragazzo, leggermente diversa. Cosa sono condizionatori questi? Oh, perché ho degli elicotteri in casa? Eccola qua, zac! Mamma, adesso sono più rinfrescato perché devo abbassare la temperatura corporea. Ciao di nuovo, mamma. Buona ciabatta. Potresti controllare, ti prego, la mia temperatura, per favore? Credo che il tuo termometro sia rotto. Hai 38 gradi. È un po' meno, ma hai ancora la febbre. Starai a casa. Beh, forse posso impegnarmi di più. Magari potrei spegnere tutte le luci. Ok, ragazzi. Praticamente tutta la fatica che avevamo fatto la scorsa volta. Dobbiamo praticamente disinnescare la bomba. È quello. Mamma mia, chi l'avrebbe mai detto? Poi secondo me dovrò anche togliere il caminetto. Togliamo pure le luci. Tutte le luci della casa. Non voglio un minimo di calore qui. Anche del garage. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Fa caldo. Qua c'ho luci? Via! Qua c'ho luci? E qui che cosa c'è? Una luce? Ecco qua! Fatte tutte, madre! Guarda, sono guarito! Guarda, cioè, poi con tutta questa energia... Ti pare che uno abbia la febbre, mamma? Cioè, salto sul letto, sono un orangutan. Va bene. Mamma! Sì, figlio mio? La temperatura! Oh, siamo precisi. 34 gradi! Hai la febbre? Cosa? Cioè, ce l'ho al contrario, la febbre. Vabbè, adesso veramente devo impegnarmi. Ah, sono questi! Ecco qua! Dobbiamo praticamente spegnere tutto. Spegnere tutto, far diventare la casa che l'era glaciale. Deve essere l'era glaciale 4. Tutte queste scatole di calore, via, via. Spegniamo tutti i termosifoni. Giganti, enormi, pazzi. Ne manca solo uno. L'ho trovato, per fortuna. Mi so ambientare ormai. Mamma, mamma, io credo che potrebbe esserci ancora la possibilità che il termometro sia rotto. E? Quindi potresti controllare la temperatura, ti prego. Guarda, sto andando tutto freddo. 28 gradi, ancora febbre. Ma dove hai studiato, l'Accademia della Crocchetta? Forse potrei utilizzare tutte queste cose qua, le paleoliche. Mamma mia, potremmo costruire un pupazzo di neve in casa tra poco. Sarà di nuovo Merry Christmas all over again. Dove sono? Dove sono? Dove si nascondono? Questa è accesa? Questa è accesa. Ne manca una. Dove cavolo la nasconde? Eccola qua! Ma che bellezza! Felicità! Non ho più la febbre, sto per diventare un pezzo di ghiaccio. Ehi, mamma! Sì, sì, la temperatura, figlio mio! Controlliamo! Hai una 12 gradi! Smettila di rompermi, devi stare a casa! Ma, cioè, veramente... Normalmente è sempre il contrario. Non va bene. Come posso farlo? Cioè, io sono il figlio secchione che la madre odia per qualche motivo. Oh, lo so, il cammino! Mi incammino al camino a questo punto! Prendo l'acqua e lo spengo. Devo mettere l'acqua qua dentro, nel rubinetto.
Ecco qua, e butto l'acqua nel camino e lo togliamo. Quindi adesso abbiamo tolto ogni fonte di calore. Madre! Madre, adesso ho la febbre, madre! Mia cara e squisita madre, potresti usare quel bellissimo termometro sulla mia testa di nuovo? Ok, almeno mi dà una mano. Grazie, cara madre. Che lecchino che sono diventato. 6 gradi, guarda, dovresti farti una doccia fredda. Ottima idea, madre, ottima idea. Ogni tanto anche te le buone idee. Questi capelli bianchi, gli occhiali. Secondo me non sa leggere bene il termometro. Cioè, deve essere qualcosa nella vista. È la vista appannata, madre. Allora, togliamoci i vestiti. Così posso farmi... sono comunque vestito, Non è che... vabbè, mi pulisco anche dove? Che freddo! Che freddo, santo cielo! Mi si sono congelate le ciapette. Ok, madre, adesso ne sono certo. Ti giuro, veramente, non ho la febbre. Fammi controllare. Sì, mamma. 0 gradi. Quando ero alla tua età, la temperatura normale era meno 2000 gradi. Quindi fila a letto. Mi tocca andare a mangiare. Niente, ragazzi. Niente. Non potrò vedere Arianna grande. Mi toccherà stare a casa. E io che volevo diventare un bravo studente, volevo diventare un medico. Niente. Ok, ho mangiato... Ecco, almeno c'è gelato. Meno male che mi ha fatto gelato per colazione. Ora ho ancora meno gradi. Ora siamo sotto lo zero, magari sotto lo zero. Se siamo sotto lo zero dovrebbe credermi. Ho mangiato la colazione e mi sento sinceramente più rinfrescato. Potresti controllare? Certo, possiamo provare. Tentare non nuoce. Meno 5 gradi. Ma lei aveva detto meno 2000, quindi... mi sto per arrendere, ma... Non posso dimenticarmi dei condotti di ventilazione. Se riesco ad aprirli tutti, magari sarà più fredda la casa. Sì, sì, madre. Quindi devo aprire tutti a mettere del ghiaccio. Mamma mia, però vedi che è tutto più freddo. Mi sembra che la casa stia diventando molto, molto colorata da fresco. E lo butto nel ventilatore. No, prima va messo in frigo. Allora, ghiaccio va messo in acqua. Poi là va messo in frigo. Polaretti! E siamo la gang dei polaretti! Cago Kowalski e Scripper! Andiamo. Ok. Madre, io ho adesso praticamente... Cioè, stiamo creando un igloo! Stiamo creando un igloo, mi piaci tu. Mamma, credo che ho ionizzato gli elettroni con il term... Ha già capito. Meno 10 gradi. Fuori dalla camera mia, figlio. Ah, questa adesso è una roba seria. Adesso io devo veramente impegnarmi. Farò esplodere una cosa in giardino. Devo andare in giardino e far esplodere cosa? Cos'è questa roba? Io nel dubbio faccio saltare. Guardo in modo intenso. Che cosa vuoi, ragazzo? Ma queste TNT parlano? Ah, puoi parlare? Ah, bruciate. Ok, ho fatto esplodere il riscaldamento. Qui comando io. troppo caldo però, troppo caldo. Potrei prendermi la febbre. Devo rientrare... salto lungo, io posso. Temperatura, madre, ormai sappiamo già. Non serve neanche... Meno 220 gradi, vai a dormire. Raggiungerò i 2000. Raggiungerò i 2000. Ho bisogno di più caldo. Cioè, freddo. Perché cold in inglese è freddo. E questa cosa non mi aiuta. Metti l'idrogeno liquido in piscina. Quello che usano per i server, per raffreddarli. Cosa c'è per di qua? Ma questo vende... Salve... Allora, io devo andare in... Eccola qua la mia bomboletta di idrogeno. Ma perché è sempre così pesante? È quasi più pesante dei compiti. Aiuto, madre, mi sono incastrato! Si metteva di fianco. Il freddo! Rovinerò questa terra. I vulcano si spegneranno e torneranno... Beh, credo che... La possibilità che io abbia una febbre sia scesa del 2000 gradi per cento. Ottimo, ottimo, ottimo. Cioè, nitrogeno liquido, voglio dire, è una roba assurda. Madre, per favore. No. Madre, bla 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 bla. Ecco, se glielo dico così. Meno 320 gradi, figlio. Hai ancora una febbre, smettila di farmi perdere tempo, vai a dormire. Non ha proprio voglia di mandarmi a scuola. Ma sai una cosa? C'è proprio un negozio al di là della stanza, della casa, che ha quello che fa per me. Attenti alla strada. Anche se secondo me se una macchina si schianta su di me, esplode perché sono un pezzo di ghiaccio. Allora, oh sì, quanto costerà?
1.000.000 di dollari. Sì, posso comprarlo, certo. Va bene, te li darò con il nostro express delivery. Praticamente gli ho chiesto la ventola più grande che hanno. Sì, un iper mega ultra iper condizionatore. Mamma, questo ti fa volare via la casa. Lo usava il lupo della storia per far volare via la casa ai maialini, questo. Per forza. È così, ragazzi. Ma senti che freschezza, cioè, ti crea un tornado che voli via. Mamma. Mamma, non senti anche te un po' di freschetto? Cioè, infatti, in tutto questo, lei... No, io so solo che tu vuoi vedere la temperatura. Va bene, puoi controllare temperatura. Vediamo, sei fatta per questo. Meno 1020! Ci avviciniamo! Hai una febbre. Devi stare a casa. Ma non è possibile. Solo il cielo può salvarmi. Va bene. Ok, hai vinto tu, devo ricorrere. No, io prego. Devo pregare. Io vorrei che tu facessi nevicare. Così tutto andrà bene. Va bene. Grazie. Ha fatto nevicare. Yeah! Guarda quanta bella neve. Guarda quanta bella neve. Qua sì che verrà la febbre. Cioè mi verrà la febbre. Secondo me mi verrà. E questo è il problema. Così non è che sto bene. Ti viene il triplo. C'è ancora una probabilità, mamma, te lo giuro. Sì, ok, va bene. Meno 2020 gradi. Wow, allora non hai una febbre. Stavo scherzando. Ho bisogno di più freddo. E allora se l'altro ha avvicinato il sole, io cosa faccio? Io lo allontano. Ariana Grande ha bisogno di me. Questo deve essere fatto più veloce. Ho bisogno di più freddo, sono diventato io. Più veloce. Di più. Mamma mia, sono diventato una ventola umana. Lei ha bisogno di me. Lei mi ama. Il tappeto volante. No, ho oscurato il sole. Ho messo un blocco davanti con l'energia paleoeolica. Wow. Ragazzi, io non me l'aspettavo. E guarda, adesso estinguerò la vita sulla Terra. Qualcuno si è domandato? Vabbè dai, è solo un panno alla fine. Mamma! Quanti gradi? Meno... What is that? 120.020? Ah, allora veramente non hai la febbre. Beh, allora puoi andare a scuola, credo. Sì, scuola! Cioè, voglio dire, Ariana Grande, mi piace tanto. Oh, che si gode. Vai! Con il Joker al volante, non so per qualche ragione. Good ending o bad ending? Ma, no, oh! Good ending, forse? Ho incontrato Ariana Grande. Un gioco strano, molto strano.